cultura con Avant Garden. A parlarcene è l'assessore alla cultura Mariangela Zingali Calisti. Questa iniziativa parte da un progetto che abbiamo avviato l'anno scorso, cioè quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, i giovani, nei confronti dell'ambiente e della sostenibilità. Quest'anno l'iniziativa è più strutturata grazie alla collaborazione con il professor Priod, docente di scultura dell'Accademia di Brera, quindi gli artisti sono tutti giovani che hanno frequentato l'Accademia di Brera e che hanno lavorato con il professor Priod già in passato in progetti di questo tipo. Abbiamo coinvolto l'associazione culturale Overart, che ha già operato anche all'Idroscalo di Milano, proprio per evidenziare il rapporto fra arte e natura, che tende a sensibilizzare l'opinione pubblica su quello, diciamo, che sarà il nostro futuro su questo pianeta. Quindi diciamo che l'arte è il veicolo per un messaggio importante, e quanto mai importante in questo momento dopo tutto ciò che abbiamo vissuto. Quanti artisti hanno partecipato all'iniziativa? Allora, gli artisti sono 6 e ognuno ha proposto 2 opere che sono dislocate nel percorso del parco, alcune più evidenti, altre da scoprire, e quindi sarà un percorso interessante alla ricerca dell'arte.